chiesa di Sant'Andrea Apostolo Zagonara e sito archeologico del castello di Zagonara. La chiesa parrocchiale di Zagonara, dedicata a Sant'Andrea Apostolo, è ubicata in via Canale Superiore a Lugo. Già a partire dagli inizi dell'XI secolo si hanno notizie relative alla chiesa di Zagonara dedicata a Sant'Andrea Apostolo. Inizialmente di proprietà degli arcivescovi di Ravenna, nel 1138 l'edificio viene concesso ai monaci camaldolesi di Faenza tramite l'arcivescovo Gualtiero. Nel 1424, in seguito ad una cruenta battaglia tra fiorentini e milanesi, Zagonara, compresa la chiesa, viene distrutta completamente e successivamente ricostruita dagli abitanti sopravvissuti. Nel 1440 i possidenti di Zagonara chiedono di poter riedificare la chiesa ed il vescovo gli dà licenza di erigerla a loro spese, nello stesso luogo di quella distrutta. Fonte: Chiese Italiane. Il sito archeologico del castello di Zagonara si trova nel comune di Lugo, nei pressi dell'attuale cimitero dell'omonima frazione. Il toponimo di Zagonara è attestato per la prima volta in un documento del 950 d.C. La prima menzione certa del castello risale al 1217, quando le cronache riportano la notizia della sua edificazione da parte del comune di Faenza. Il borgo ed il castello vennero distrutti dopo una cruenta battaglia del 1424. Nel 2017 ha preso avvio lo scavo archeologico del castello di Zagonara e le indagini hanno permesso di individuare i resti della chiesa di Sant'Andrea e l'area cimiteriale annessa. Nel 2018, durante la seconda campagna archeologica, sono stati individuati il fossato del castello e la sua zona produttiva, con una probabile area di macellazione delle carni. Uno scavo archeologico si è svolto tra maggio e giugno del 2019, mettendo in luce una probabile area residenziale. Gli scavi dell'estate del 2022 hanno portato alla luce nuove strutture murarie e diversi luoghi di sepoltura. Fonte: bassaromagnamia.it.